La Polisportiva Paese è una delle società più grandi dell'intera regione. Degli oltre 1000 tesserati, ben 250 sono le atlete del settore femminile della pallavolo, che provengono, per quanto riguarda il settore giovanile, quasi esclusivamente da Paese, in provincia di Treviso. Per quanto riguarda il settore femminile, grandissimi problemi non ce ne sono. Le 250 sono prevalentemente del comune di Paese e ne avremo forse 20-30 che vengono dai comuni vicini. Per quanto riguarda formare la prima squadra, una squadra di Serie C è quasi indispensabile dover andare a prendere qualcuna in giro, però nella nostra filosofia prendiamo sempre qualcuno di giovane, di molto giovane. La prima squadra femminile è la General Filter, che milita in Serie C da neopromossa e nonostante qualche passo falso può dirsi soddisfatta dell'inizio del campionato. Sì, l'inizio è stato positivo. Diciamo che ci aspettavamo di fare quello che sappiamo. Ci siamo impegnati, abbiamo lavorato, l'inizio è stato buono, adesso siamo un po' in calo, diciamo. Però, insomma, siamo tante volenterose, giovani, molte giovani, quindi prospettive sono buone. Il clima è buono e, insomma, i risultati che verranno ce li guadagneremo. In realtà questa Serie C è molto giovane ed il gruppo portante che l'anno scorso faceva anche il campionato di Under 18 è stato allestito 3 anni fa. E il nostro è un progetto a medio e lungo termine, partito di più o meno 3 anni fa, dove abbiamo deciso di azzerare i conti, di ripartire con un gruppo che avrebbe dato delle soddisfazioni non subito ma in futuro, e stiamo raccogliendo dei frutti di un lavoro fatto direi abbastanza bene. E il nostro obiettivo è assolutamente fare i punti necessari per mantenere la categoria, non abbiamo velleità di promozione e di playoff, e vedere e gustarci ste giovani che cominciano a giocare a pallavolo in maniera decente. Le atlete provengono dunque dal giovanile ed essendo molto giovani porteranno presto questa società nei campionati nazionali femminili. Far parte della prima squadra è un grande passo in avanti e sicuramente una grande crescita tecnica, e si cerca sempre di fare il meglio anche, cioè, se sono tra i più giovani, diciamo, cerco di dare il massimo per entrare, per amalgamarmi insieme con quelle più grandi, più brave, che hanno, cioè, che fanno più punti, diciamo. Oltre alla Serie C femminile, il paese schiera una squadra maschile in B2 e molte altre squadre femminili. Abbiamo un campionato di seconda divisione, facciamo tutte le categorie giovanili, dove abbiamo 3 under 14, 3 under 12, 2 under 13. Ecco, direi che come numeri ce ne sono. Adesso dobbiamo fare qualità anche. Ma per poter progredire nella qualità con questa Serie C, il General Filter dovrà riuscire a tenere in società queste atlete. Riusciamo a tenerle per un paio di motivi. Uno è che l'ambiente è assolutamente idoneo alla crescita di atlete molto giovani. Due, perché si è creato un gruppo tra di loro molto molto legato. Stanno benissimo insieme, anche se tra un atleta del 79 e una del 92 ci sono parecchi anni di differenza. Questo non preclude un buon rapporto in palestra, una serietà di lavoro da parte di tutti. E se tutto andrà come previsto, fra qualche stagione ritroveremo questa squadra in B2. Direi che, visto il bacino d'utenza, puntiamo, naturalmente tempo permettendo, puntiamo a fare qualcosa di meglio di quello che stiamo facendo, anche se quello che stiamo facendo è già ben fatto.